Sottoprio il numero 3564, Luca Barbieri, questa volta affiancato da Giampaolo Soldati, ci ha raccontato una nuova avventura della grande mitologia papera, Gastone, Giasone e il Bello d'Oro. La storia, pubblicata contemporaneamente anche su Paper Mitologia numero 1, racconta dell'impresa degli argonauti in maniera ovviamente disneyana, anche se gli argonauti nella storia sono scomparsi. Nel video che segue quindi cercherò di raccontare il mito degli argonauti e soprattutto della costellazione che in cielo ci racconta questo mito. La costellazione della nave Argo è una delle 48 costellazioni presenti nell'Almagesto di Claudio Tolomeo, però non è inclusa all'interno delle 88 costellazioni moderne, così come sono state identificate dall'Unione Astronomica Internazionale. A differenza delle altre costellazioni perdute, sono all'incirca una trentina, la nave Argo non è caduta in disuso o dimenticata, ma è stata semplicemente scomposta in altre 4 costellazioni, o 3, se andiamo a vedere la versione, diciamo così, ufficiale della storia. Questa storia in particolare inizia quando l'astronomo francese Nicolas-Louis de Lacaille, che spero di aver pronunciato correttamente, decise di passare un certo periodo di tempo, dal 1750 al 1754, al Capo di Buona Speranza, con l'obiettivo di studiare le stelle osservabili dall'emisfero australe. Alla fine di questo periodo, nel 1763, pubblicò il suo Coelum Australe Stelliferum, che era un vero e proprio catalogo di stelle, al cui interno definiva le costellazioni del cielo meridionale. In particolare, le costellazioni della Carena, della Poppa e delle Vele costituivano l'antica costellazione della nave Argo, a cui si poteva aggiungere la costellazione della Bussola, che secondo alcune interpretazioni anticamente faceva parte proprio della costellazione della nave Argo, poiché secondo alcuni per gli antichi greci indicava proprio l'albero maestro della nave degli Argonauti. E infatti nel 1844 John Herschel, che dava credito a questa interpretazione, cercò di recuperare questo antico utilizzo della costellazione proponendo un nuovo arrangiamento delle stelle della bussola per chiamarla albero maestro, solo che la sua proposta cadde nel dimenticatoio, non venne accolta dagli altri astronomi. Senza però la suddivisione proposta dalla Lacaille, la nave Argo sarebbe la costellazione più estesa del cielo notturno, primato che adesso è nelle mani della costellazione dell'Idra. È interessante osservare come questa costellazione, a causa della precessione degli equinozi nei tempi moderni, sia ormai osservabile dall'emisfero australe e al massimo dalle latitudini più meridionali dell'emisfero boreale, mentre invece probabilmente al tempo degli antichi era molto più facilmente osservabile dalla Grecia, appunto, visto che è stata dagli antichi greci identificata proprio come la nave degli Argonauti. Ma prima di passare alla parte relativa alla mitologia, andiamo a raccontare un paio di oggetti particolari presenti all'interno dell'area della nave Argo. Poiché avremmo l'imbarazzo della scelta, visto che la nave Argo è oggi spacchettata in 4 costellazioni, ho deciso alla fine di andarmi a concentrare sulla costellazione della Carena, in particolare per andare a scegliere quella che è fondamentalmente la stella più luminosa di quella costellazione, che è anche la seconda stella più luminosa del cielo notturno, ovvero Canopo. Questa è una stella che dista da noi all'incirca 310 anni luce e ha una luminosità intorno a meno 0.74 come magnitudine apparente. Sempre all'interno della Carena possiamo poi trovare l'ammasso IC2602, noto anche come le Pleiadi del Sud. Questo perché una decina di stelle riescono a spiccare rispetto allo sfondo dell'ammasso, che in totale ha in media una magnitudine di 1.9 ed è facilmente osservabile anche a occhio nudo.
Tra l'altro, proprio queste stelle più luminose all'interno dell'ammasso hanno costituito la base per una nuova costellazione, proposta nel 1679 dall'astronomo Edmund Halley per celebrare Re Carlo II di Inghilterra. Infatti chiamò questa costellazione Quercia di Re Carlo, solo che, come è ovvio visto che non la usiamo più oggi, non è stata accettata. È interessante notare come nella stessa area anche Johann Bode nel 1801 propose una nuova costellazione, chiamata questa volta Solcometro Esagola, e ovviamente come quella prima citata non è stata mai utilizzata dagli altri astronomi. E arriviamo quindi al mito della nave Argo, uno dei miti più avventurosi dell'antica Grecia, la ricerca da parte degli argonauti del vello d'oro nella Colchide. Costruita da Argo di Trespi, secondo alcune versioni con l'aiuto della dea Atena, venne varata appositamente per l'impresa degli argonauti, un gruppo di eroi radunati e capitanati da Giasone, una specie di Justice League di Avengers dell'antichità. A questi il re della Tessaglia, Pelia, aveva assegnato il compito di recuperare il vello d'oro, ovvero il manto dorato, dell'ariete alato Crisomallo, che secondo la leggenda era in grado di curare qualsiasi genere di ferita. Nel corso del viaggio gli argonauti si imbatterono nelle arpie degli esseri mitologici dal corpo di uccello e dalla testa di donna. Inoltre aggiunsero al loro gruppo anche Medea. Questa è indubbiamente uno dei personaggi più interessanti e sfaccettati della mitologia greca. Ci si potrebbe fare in pratica un intero saggio. Medea, infatti, era una alchimista, diremmo in termini moderni, una strega in termini antichi. Esperta in pozioni, risultò fondamentale nella conquista del vello d'oro. Infatti fu proprio grazie a una delle sue pozioni che gli argonauti riuscirono a tenere buono il drago che era messo a guardia del vello d'oro. Come quindi avrete potuto notare, Barbieri ha modificato in maniera anche abbastanza pesante il mito degli argonauti e di Giasone, perché in questo caso la ricerca del vello d'oro è stata condotta solo ed esclusivamente da Giasone, interpretato in questo caso da Gastone. Inoltre ha sottratto completamente dalla storia qualunque contributo femminile all'esito della storia stessa, se escludiamo ovviamente l'intervento della dea della fortuna, che è la protettrice di Gastone e Giasone, che alla fine non utilizza alcuna pozione magica particolare per poter ottenere il vello d'oro, che in questo caso però non serve per guarire delle ferite, semplicemente per ribadire il potere sulla città di origine di Gastone. Arrivati a questo punto, sperando che tutte le informazioni che vi ho raccontato relative alla nave Argo siano state interessanti, se volete le potete ulteriormente approfondire andando ai link in descrizione, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!